Il Verco è da molto che richiama un po' l'attenzione di tutta la cittadina e chi la governa. Ha richiamato fortemente tutte le varie forze economiche, sociali, proprio perché si metta a fuoco questo grosso problema. Il problema del lavoro, il problema del vivere sociale, il problema delle relazioni, il problema dell'abitabilità, della qualità della vita della città. Sono parole coraggiose, importanti, che chiaramente la sua voce è una voce di stimolo e di provocazione, che secondo noi andrebbe accolta, andrebbe in qualche modo ascoltata per poter mettere da chi poi è responsabile, anche noi in fondo, anche come una forza politica, anche se come dico in questo momento un po' marginale alla vita del dibattito consigliare, però di mettere in campo come dire, idee, progetti, responsabilità. Mi sembra che il principio fondamentale sia proprio quello della responsabilità. Non sono state sbloccate le situazioni della caserma, dell'arredo urbano, anche l'ingresso in città da sud e da nord, segnalava anche lo stesso Vescovo, si presenta ormai da decenni caratterizzato da due scheletri che veramente non danno buon segno per chi entra in città. Nemmeno è stata detta una parola risolutiva sulla questione dell'ospedale. Sembra che la città sia sotto un controllo, diciamo, politico sovracomunale, ma che sempre di più dipenda dalle volontà politiche provinciali e quindi dalla città capoluogo di provincia di Pesaro. Ci pare che nell'ultimo periodo i nostri amministratori sono molto concentrati sugli equilibri interni della giunta, dell'amministrazione, delle varie forze politiche e dalla necessità di garantire a questo o quell'altro esponente una poltrona da assessore piuttosto che, ecco, essere a fondo impegnati a risolvere i problemi della città.